Attenzione, attenzione, in questo video c'è della pubblicità nascosta. È talmente nascosta che te l'ho voluto dire. Perché? Perché su YouTube non è carino spingere, sponsorizzare qualche cosa. Infatti, non voglio vendere a te perché la maggior parte di coloro che seguono i miei video sono già degli attori, delle attrici. E ho bisogno di te per far arrivare questo messaggio oppure il link che ho messo sotto in descrizione a delle persone che non vogliono diventare attori, attrici, speaker, doppiatori o doppiatrici. Ciao, sono Walter Rivetti, questo è il mio canale e ti voglio parlare di come migliorare la tua voce. Guarda il mio sito rivettivalter.com, Walter con la doppia V. Perché allora. Ho creato un nuovo corso, sono contento, sono emozionato anche perché non esiste un altro simile in Italia. Sono il primo che ha creato il corso di adattamento online, sono il primo che ha creato un corso di dizione per memorizzare le regole della dizione. È un corso diverso, è un corso che esiste già sul mio sito e si chiama Dizione Veloce. Questo è sì per chi vuole diventare attore o attrice. E serve per memorizzare, quindi il passo prima di utilizzarle in maniera fluente e ti permette di memorizzare facilmente con delle tecniche di memoria tutte le circa 100 regole, dipende come vengono aggregate, della dizione italiana. Ma in molti mi dicono, ma io non voglio imparare tutte le regole, perché devo imparare tutte le regole della dizione? Io non voglio diventare un doppiatore, voglio migliorare un pochino. Sono un insegnante, sono un formatore, sono una persona che spesso parla davanti alle persone. Insomma, voglio migliorare un po' la mia dizione, togliere quando voglio la mia cadenza regionale, perché non ho nulla contro le cadenze regionali. Se uno riesce a toglierla quando vuole, ancora meglio, poi in famiglia, con gli amici, la può utilizzare tranquillamente. Ma io voglio migliorare, non voglio diventare un attore. E allora di solito cosa si fa? Inizi il corso di dizione e devi imparare tutto perfettamente, tutte le regole. E non so, come ad esempio la regola delle finali in orgia. Quante volte la usi ogni giorno? Io non so quanto sia vivace la tua vita sessuale, ma orgia, le finali con la O aperta, io non la uso molto. Forse dovrò migliorare sotto questo aspetto, non lo so. Però non vedo che senso abbia per una persona che deve imparare. In questa regola di sicuro ora te la ricorderai. E allora che cosa ho fatto? Ho preso le 500 parole più utilizzate nella lingua italiana. Le ho classificate, ho guardato sotto che regola rientrassero e ho fatto una classifica. Così ho utilizzato il principio dell'80-20, ossia con il 20% di sforzo ottieni l'80% dei risultati. È un po' come se tu volessi migliorare un po' la tua condizione fisica, la tua salute, andassi in palestra e ti dicessero: certamente, ti è qua questa scheda da olimpionico per arrivare alle Olimpiadi, per diventare un bodybuilder professionista. Tu con tutta la buona volontà inizi il primo giorno, ti fai un mazzo tanto, secondo giorno, e poi basta, cioè non ce la faccio a seguire tutto quello. Non è nemmeno il mio obiettivo, io non voglio diventare quello, voglio migliorare un po'. E allora le palestre serie ti fanno una scheda personalizzata. Se poi alla fine di quel corso vuoi migliorare, hai detto: ma sai che a me sta cosa, sta palestra piace, a me davvero voglio migliorare, diventare, andare alle Olimpiadi, bene, passi al livello successivo. Ma mi sembra abbastanza poco personalizzato andare subito a livello olimpionico. Quindi ti prego, se conosci qualcuno che vuole migliorare la propria voce, te l'ho già detto, insegnanti, qualche industriale, qualche libero professionista, formatori, insomma, gente che vuole migliorare, magari togliersi un po' la cadenza regionale,
Bene, dizione per tutti, questo è lo spot che ti stavo facendo, lo trovi al link nel link qui sotto e mi farebbe davvero piacere se tu potessi condividere questo video e mi raccomando, com'è la finale in orgia? Ah, porcellino che te la ricordi.